Io rimango per sempre la prima illustratrice italiana di Harry Potter. Quando racconto quello che faccio, che è molto più mio di Harry Potter, nel senso che no, lavoro anche a progetti molto più personali, capisco che l'ambito comunque del mio editoriale artistico è sempre un ambito di nicchia. Se dico la parola Harry Potter o qualcuno vicino a me dice lei è l'illustratrice italiana di Harry Potter, arrivano a chiederti se ti possono toccare, no? Cioè, quindi è rimasta questa idea, insomma, abbastanza di consumo legata al nome di Potter, del resto è stato un fenomeno che sicuramente mi ha portato appunto, posso andare in qualsiasi posto del mondo e dire che sono l'illustratrice italiana di Harry Potter, però diciamo che è anche un po' ingombrante, no? Allora, i cambiamenti da Harry Potter ad oggi quali sono? Mamma mia, In cioè, sintesi. dovremmo stare qui appunto circa 2 mesi per parlare di tutti i cambiamenti. Ho continuato a fare l'illustratrice di libri per editori anche, soprattutto stranieri, anzi negli ultimi anni assolutamente quasi solo esclusivamente per l'editoria straniera. E ho lavorato per un sacco di anni per Asborn, poi un po' mi sono anche stancata di stare chiusa nel mio studio perché il lavoro di illustratore è un lavoro di solitudine. Se ti devi concentrare, no? Su quello che fai e quindi alla fine passano veramente gli anni. E perciò a un certo punto ho pensato anche che mi sarebbe piaciuto invece incontrare gente, condividere, perché mi piaceva anche scoprire qualcosa di nuovo rispetto alle mie capacità. E quindi ho iniziato appunto questo corso di illustrazione a Urbino che è nato con me, grazie a una chiamata dell'allora direttore Umberto Palestini. Il primo anno avevo 5 studenti e quest'anno, che sono passati esattamente 8 anni, sono a 130 studenti, quindi un grandissimo seguito. E poi invece l'idea di viaggiare e conoscere gente ha preso forma in questa nuova esperienza che insomma ormai non è più una nuova esperienza, sono già 2 o 3 anni che io insieme a un mio collega di Pesaro, Dario Mezzolani, portiamo avanti questo progetto. Abbiamo iniziato a frequentare le fiere del turismo rendendoci conto che anche laddove si parla di turismo per famiglie con bambini, quindi il target più interessante per un discorso anche di continuità, di promozione. E, insomma, abbiamo fatto una serie di ragionamenti e ci siamo resi conto che mancava un prodotto che potesse essere una guida turistica per famiglie con bambini che raccontasse le città, i luoghi, le regioni, le province. Io in questo caso sono art director, i nostri autori sono tutte persone di chiara fama e quindi abbiamo sempre scrittori e illustratori professionisti. Turismo, mi Turismo viene, mi consapevole. è consapevole, soprattutto turismo come carta vincente in questo momento di crisi La dovrebbe essere. Repubblica Italiana, cioè sulla Costituzione c'è scritto, no? La Repubblica Italiana si fonda sul lavoro, secondo me dovrebbero riscriverla, si dovrebbe fondare sul turismo. Abbiamo un patrimonio che appartiene a Il tutti. turismo significa cultura anche. Appunto, il turismo è cultura ed è un patrimonio che appartiene a tutti, anche a chi non lavora nell'ambito del turismo. È una scommessa rispetto al fatto di fare dei libri di fiction, no? Adesso io sto illustrando per un editore brasiliano, una storia bellissima, di un poeta, insomma, ci aspettiamo premi, cose, per carità, no? Però in questo lavoro c'è anche una matrice politica, cioè nel senso comunque di lavorare per qualcosa che abbia una finalità, anche una diffusione, no? Anche sociale, insomma. Il Quindi prossimo cambiamento di Serena Viglietti. posso invecchiare 5 minuti prima di morire, fino a quel momento mi piace l'idea, insomma, di scommettere su cose nuove. Pensando agli studenti, anche quelli che lei segue in accademia, che Sì. cosa possono sognare questi ragazzi? Io sì, ci tengo che loro alimentino i loro sogni, ma con loro sono anche molto invece dura nel dire sognate pure, però le basi devono essere assolutamente pragmatiche, assolutamente intelligenti, assolutamente razionali, perché dopo su quella base lì tu puoi costruire anche i sogni. Se parti soltanto a pensare il momento creativo, l'intuizione, il sogno, la visionarietà, cicim e cicium, è un casino.
Thank you.